Ciao a tutti, oggi un video particolarmente anomalo da una posizione altrettanto anomala. Lo sto girando mentre sto rientrando da una visita fatta ad un cliente nel settore chimico-farmaceutico, dove sono stato per delle centrali di termostatazione e di reattori. Ed è un video che da un po' che voglio fare per parlare di come calcolare il carico termico. Carico termico, ovvero la potenza termica che dobbiamo andare a fornire o dissipare da un certo processo industriale. In questo caso specifico parlo di come calcolare il carico termico in un reattore o in una macchina chimico-farmaceutica. Diciamo che vi sono diverse tipologie di reattori, diverse tipologie di macchine e quindi il calcolo può essere effettuato in modo differente. Tipicamente si parte dal volume del reattore che dobbiamo andare a termostatare, dal tipo di prodotto che viene lavorato all'interno di questo reattore, quindi conoscendo le caratteristiche fisiche di questo prodotto, nella fattispecie peso specifico e calore specifico, dobbiamo conoscere le curve di riscaldamento e raffreddamento, ovvero le temperature di partenza e di arrivo, ed il tempo che serve al cliente per effettuare il riscaldamento o il raffreddamento di questo prodotto. A questo punto è evidente che il calcolo è una semplice formula data dal volume del prodotto moltiplicato per il suo peso specifico, per il calore specifico, per il salto termico e diviso per l'unità di tempo per calcolare le chilocalorie orarie o i kilowatt orari che servono per riscaldarlo e per raffreddarlo. Solitamente si applica questa formula alle varie curve, alle varie rampe di salita e discesa della temperatura, in modo da andare a capire qual è la rampa di salita o di discesa più impegnativa e quindi sulla base di quest'ultima dimensionare la nostra centralina di termoregolazione. Un'altra tipologia di calcolo è legata invece a centraline che devono andare magari a riscaldare un reattore nel quale si fa una distillazione di un prodotto. A questo punto un altro calcolo che possiamo fare per capire la potenzialità, o meglio, qual è la potenzialità di riferimento per il dimensionamento della centralina, unita al calcolo delle rampe di salita di temperatura e di discesa, quindi di raffreddamento, vi è quella della distillazione, ovvero farsi dare dal cliente le informazioni relative alla quantità, ai chili ora di prodotto che deve essere distillato. Evidentemente con il calore latente di evaporazione moltiplicato per i chili di prodotto che vengono distillati per ora viene fuori il carico termico orario che noi dobbiamo apportare al prodotto con la nostra centralina di termoregolazione. Interessante questo argomento, vero?